L'andar viaggiando dal Milione di Marco Polo alle città invisibili di Italo Calvino, un excursus culturale di ampio respiro, quello organizzato dal Comitato di Taranto della Società Dante Alighieri, che abbina il 7° centenario della morte di Marco Polo al 1° centenario della nascita di Italo Calvino, facendo leva sulle opere di maggior riferimento delle due illustri personalità. Ad introdurre la serata nella Sala delle Vele del Circolo Ufficiali della Marina Militare, Mariangela Tarantino, vicepresidente del Comitato di Taranto della Società Dante Alighieri, a curare la lettura di alcuni testi delle due opere, Lucia Palmisano. È stata invece Iosemi Nervini, presidente del Sodalizio Ionico, a relazionare sul tema di grande attualità nel panorama culturale nazionale. Marco Polo si congedò dalla vita il 9 gennaio del 1324, 7 secoli fa. Invece Italo Calvino nacque il 15 ottobre del 1923, c'è questo fil d'or che gli unisce il racconto dell'andare viaggiando sotto i cieli infiniti, insomma. Marco Polo rimane il Milione, è un capolavoro della letteratura odeporica, ma è veramente un unicum, perché Marco Polo, contrariamente agli altri come Giovanni da Pian del Carpine, Guglielmo di Rubruck, non volle convertire i mongoli al cristianesimo, alla civiltà occidentale, volle conoscere la loro civiltà e divulgarla, quindi di un'attualità meravigliosa, perché è l'intermediario tra cultura occidentale e cultura orientale.